però la prima arte non è stata la migliore. Quale? Ma sicuro? Sono sicurissimo. La musica ha un potere evocativo che fa paura. Potere evocativo. Io non ho ancora fatto, nemmeno col gruppo, una serie di esperimenti di musica per il terrore di produrre dei fenomeni che loro non possono accettare. Ho fatto un esperimento di musica col colonnello Scilli a Parigi, con un medico famosissimo, e impazzito proprio lui, stato nove mesi. Ho avuto abbastanza di dispiacere. Poi, quando poi guarito, allora... La produzione di suoni? Come? La produzione di suoni? No, ti dico, tu produci dei suoni. Questi suoni evocano un'atmosfera, si mette dentro, si creano delle cose, e allora avvengono dei fenomeni che mica sempre si possono accettare. Cioè, nella fantasia di ognuno si può... No, è la stessa cosa. Perché la somma delle fantasie crea l'ambiente. Certo. Ecco, vedi, hai detto una cosa molto giusta. Per esempio, io mi siedo quel tavolo là in testa. Noi parliamo di una cosa, la nostra fantasia lavora su quella cosa. Anche girare una carta, non è che io giri con la volontà la carta o che la carta si gira. Il fatto avviene con la concomitanza del pensiero di tutti. L'ultima trovata che ho fatto, che fa che non c'è, l'ultima cosa che ho data, è quella delle due dimensioni, quella relativa e quella assoluta. La fantasia ci conduce verso l'assoluto, mentre il relativo è un progresso scientifico, magari. Sì. Noi conosciamo una cosa e un limite è messo. Questo siamo. Ora, la fantasia è una parola molto pericolosa, perché noi sappiamo che la fantasia ce ne danno anche i parti. Allora io ho corretto la parola fantasia in un'altra, molto più castigata, e fattiva e doverosa. L'immaginazione. È vero, sono sorelle ma non genere. Ossia, prima è nata la fantasia, poi è nata l'immaginazione. Io credo che sia così. Dal punto di vista, diciamo, l'analisi di queste due parole, però permette di fare questa considerazione, che la fantasia si ritiene sia propria dell'artista che riesce a realizzarla. L'immaginazione. Mentre l'immaginazione può anche essere quella del bambino che ha molte immagini, molti pensieri, molte immagini, si dice il bambino è molto immaginoso, è vero, ma no, la fantasia è propria dell'artista che crea. Io credo l'opposto. Io credo proprio l'opposto. Per me la fantasia è quella del bambino, l'immaginazione è dell'uomo cosciente, che può immaginare una cosa. Verne ha immaginato la navicella che andava alla luna, non è stato un fatto per sapere, è l'immaginazione, e ha dato il peso. 150 kg di peso dalla navicella spaziale che è andata sulla Luna. Credo che io per il mio conto vedo il contrario. E questi concetti. Sì, comunque mi permetto di esprimere perché ho il mio. Lei dice molto bene, anzitutto valori assoluti e valori relativi, è vero. Noi tendiamo per quanto possibile a staccarci dal nostro sistema di relazioni. Sì, sì, seguo. Nel quale noi siamo immersi e siamo prigionieri del nostro sistema di relazioni. Però tendiamo per quanto è possibile, o con l'immaginazione o con la fantasia, meglio se lei dice immaginazione, siamo d'accordo anche su questo termine. Tendiamo a evadere da questo sistema di relazioni. Naturalmente tendiamo verso qualcosa che non è più relativo, non è ancora assoluto, perché l'assoluto è una tendenza, è vero? Non è ancora assoluto.
Infatti che non è una tendenza all'assoluto, l'ultima volta. Un momento, una conquista definitiva alla quale non ci crederà mai. Ecco, ma l'assoluto, proprio per la sua condizione, il giorno che troviamo la scuola, da parte nostra è solo una tendenza, io dicevo. Cioè, lo vorremmo. Una volontà, ma l'assoluto è ineffabile, inimmaginabile. È vero, perché è al di fuori di ogni limite. Se no, di... Ecco. Certo. E infatti noi... Ecco, il relativo è un limite. Certo. E non c'è che un assoluto solo, che non può essere che un assoluto positivo. Per esempio, non si può dire che c'è l'assoluto bene e l'assoluto male. Perché se fossero due assoluti, sarebbero relativi fra di loro. E allora non sarebbero assoluti. Dunque non ci può essere che un assoluto solo. E anche il male, ad esempio, è allora se l'altro è assoluto, il male è relativo. Ma se non ci fosse quello di male, non ci sarebbe più di bene. Noi non possiamo immaginare di scrivere quello che ancora su una lavagna o con gesso su un foglio di carta. Quello è ancora siamo ancora nel campo del sistema di relazione, perché abbia bisogno del carbone e della lavagna, siamo ancora a misura d'uomo. Ma quando noi usciamo dalla misura d'uomo, cioè entriamo nel campo dell'inimmaginabile, evidentemente non ci può essere che un assoluto, perché se ci sono i due assoluti sono relativi fra di loro e allora è un sistema di relazione anch'esso, mentre il male è purtroppo relativo all'uomo, relativo all'universo, relativo a un sistema di relazioni, mentre l'uomo tende, per la sua nobile qualità, tende all'assoluto. Può definirlo l'assoluto? È assolutamente indefinibile per definizione, perché è inconcepibile, inimmaginabile, ineffabile. Poi ogni uomo se lo definisce. L'ha definito? Ecco, sentiamo, perché è un argomento che mi interessa moltissimo. Lei me lo sa definito dentro lui. Cioè, a mio uomo. Sì. No, perché. Lo sentiamo. Come? No, è a mio uomo. È inspiegabile, è un'intuizione. Io però nell'assoluto. Però tu hai la certezza dell'assoluto. Non posso parlare. L'accento di una volta che ci siamo visti mi hai detto che avevo fatto questa domanda sul valore assoluto e dell'assoluto, mi hai detto che lei la vita la rivalori assoluto non esiste. La vita qui no. Sì. Allora ecco, io vorrei sapere, per esempio, dove sta il limite tra valore relativo nella vita e valore assoluto in quello che tu ecco, allora te lo dico, nella vita tutto perché tu ci dai relativo. Delle dimostrazioni tutto di valore. A valore relativo nella vita tutto, tutto assolutamente tutto cessa il valore relativo nel momento che tu non esisti più come donna, quel momento non c'è più, tutto è relativo. Einstein ha ragione. Soltanto che siccome la madre, ho fatto l'esempio della signora Vista, di un qualche, pigliamo qualche cosa, una paragona, tagliamola per metà, abbiamo due metri per fare la cosa, prendiamo un pezzo per la paragona, tagliamola ancora, tagliamo, fingiamo di avere una molecola, tagliamola, non è più una questione di materia. È questione di mezzi per tagliare questa materia. Tu puoi tagliare all'infinito, perché come esiste l'infinitesimo grande, esiste l'infinitesimo piccolo. Quindi tu, finché hai da tagliare, hai sempre da tagliare. La scomposizione in parti infinite avviene nell'infinito grande e piccolo. Lo capisci? Ecco, questa è una forma di assoluto. Immaginare che il taglio non cessi mai, ci arrivi solo con l'immaginazione. Se tu ci metti la fantasia, ti perdi. Cioè è un'intuizione di un senso di infinitamente piccolo e di infinitamente grande che si è equivalente. È un'intuizione. Ma l'immenso e l'eterno, no? Sono concetti che noi affermiamo come parole, ma in realtà non riusciamo ad atterrare, perché lei dice giustamente io taglio, e fin quando taglia lei
E c'è sempre la terra. Sì, ma lei mette il coltello e la palla. Ma però inserisce in questo sistema una parola, è vero, che è al di fuori della nostra comprensione, tanto all'infinito. Fin quando c'è il coltello e la palla va tutto bene, io sono sul tavolo, è a posto. Poi inserisce un'altra categoria di pensiero. L'immaginazione ci arriva però. Ma perché noi non riusciamo mai completamente a liberarci dalla forma del coltello che si individua. Senti, San Paolo ha risolto il problema con una parola. Cioè, al limite. Senti, San Paolo ha risolto con una maniera molto semplice. Dacci un modo, San Paolo, di vedere come è fatto Dio. Basta che tu sappia immaginare. Immagina come vuoi. San Paolo. Siamo d'accordo, ma ecco che l'immaginazione è relativa al singolo, pertanto è ancora un'immaginazione che è relativa a ciascuno. Siccome Dio però, ma siccome Dio è un assoluto, sì, ma noi altri accediamo all'assoluto, ma noi abbiamo tante immagini di Dio. L'immagine di Dio è soggettiva ed è dinamica nel tempo. È vero, tanto è vero che gli dèi degli uomini nascono e muoiono. L'assoluto, che è qualche cos'altro, indubbiamente è al di fuori di questa storia dell'immagine di Dio. L'immagine di Dio è una proiezione di noi stessi, è una tensione. Ve la dico allora quello che succede. Lei muore, questo che le dico adesso ha valore assoluto, valore da TV. Quello che quando io affermo una cosa è lei muore. Per 3 giorni lei vede tutto ciò che avviene intorno a lei stessa. Dopo il terzo giorno, anzitutto lei non è sola, perché ovunque lei sia, pigliamo il soldato che muoia per lo scoppio di una granata, che il suo corpo vada in paradello. Il momento del distacco, non dell'anima, dello spirito dal corpo, c'è l'assistenza della persona che ha amato di più questa cosa, e lo raccoglie, che l'anima la troviamo poi dopo parecchie svariate vite, non fatte più, in altri luoghi, vite di perfezionamento di persone nella certezza. Quante siano, non lo so, ma so che hanno un numero limitato, come sono limitati i numeri che formano gli iniziali. Però questo non è detto, non posso dire, questo l'assicuro, questo. Non è che non sia vero, è vero, purtroppo non posso dimostrarlo, ma le cose che faccio, qualora di qualche cosa sappia pure. Su 100.000 persone c'è una persona che è segnata, uomo o donna, giovane o vecchio, una persona. Su 100.000 segnati, c'è un avvisato. Su 100.000, anzi per essere più precisi, su 999, 999, avvisati, c'è un annunciato. Su 999.999 annunciati ci sono 9 iniziali, che sono sempre la funzione di questi 9 interessa, comporta un dominio sulla materia della terra distribuito in 9 parti. Può avvenire nel corso del secolo che uno dei 9 iniziati muoia, essendo uomo il soggetto, quindi la morte. Allora l'iniziato immediatamente prima di numero, se il numero 1 immediatamente dopo il numero 9, l'uno per il più certo, ne prende le funzioni. Qualche volta un iniziato, esempio il numero 4, è un iniziato, muore il numero 5, allora il numero, lui prende la vece del 5, muore 7, allora va al 3 dell'8, capisce?
Qualche volta mi inserto a 3 o 4 numeri da soddisfare. Dico soddisfare per dire la parola sì, male, sì, ma non so la parola di sì. Diciamo, sì. Non so come definire. Capisce? Sì. Lei capisce cosa vuole? Lei mi chiede, capisco, io cerco proprio di capire. È difficilissimo da spiegare questa cosa. Di capire, no? Indubbiamente lei mi parla, adesso non so, lei mi faccia delle obiezioni, io cerco di capire, perciò penso ad alta voce, no? Il numero degli uomini è 3 miliardi. Indubbiamente ci sono delle... come dire... No, ci fermi. Sì. Siamo ridotti in errore. Sì. Guardi che questo calcolo va bene all'inizio, non adesso, perché sono sempre gli stessi. Sì, va bene. Momento, non parliamo di 3 miliardi di oggi. No, ma 3 miliardi o 3 mila. Ma non è lì che vengono pescati 999 mila. No, è all'inizio. Ma, no, ma quello che io sto dicendo, c'è una quantità di spirito, è vero, che viene distribuita in un certo modo. È vero? E allora non ho capito, io voglio capire, non le posso dire ho capito e non è proprio per temperamento mio, cioè lei mi dice ci sono. Non vi dice se avete quale, perché non ci se vi riuscite a fare. Ma è... faccio attenzione, la rivisizione ha un limite, perché la può uccidere la cosa. Guardi bene che io ho detto, ho ripetuto le mie parole, su 100.000 individui ce ne sono 999 mila, ci sono 99.999 non è 999, sì. Ce n'è uno su questi 999 segnati, su 99.999 segnati c'è un avvisato, su 99.999 avvisati c'è un annunciato sul 99.999 annunciato c'è un invitato. Questo non è attualmente, perché attualmente ogni 100 anni di 9 ci sono di nuovo tutti, all'anno 1 del secolo sono di nuovo tutti imperatori, perché nel corso di un secolo sono morti tutti, capisce? Sono tutti quanti morti. Come uomini, sì, una loro carriera. Ma questo, che vengono adesso che c'è 3 miliardi, o quando c'era soltanto... Ma il numero è il numero chiuso o in rapporto? È un numero chiuso. Questo che la induceva. Ecco, ma se è un numero chiuso, lei mi ha stabilito un rapporto con una determinata base. Ma la base... È vero, è un rapporto che, diciamo, se ce n'è uno su 100.000... Ma è all'inizio, come è nata l'inizio? E come è nata l'iniziazione? Capisci? Questo è... Se un giorno sulla Terra ci saranno 50 miliardi di uomini, gli iniziati saranno 7 o 9. Questo è quello che è. Ti comprendo? Allora, sai, e vuole che le dica di più? La vita umana si prolunga. Ma è la qualità del messaggio che a un certo momento si innalza allora, per selezione. No, non è così? Lì. No, no, lì non c'entra niente. La funzione che porta, la funzione che porta, non c'entra lo Stato. L'iniziato non è mica, vuole che dica una cosa? Io non lo so, non sono un iniziato, ma se io fossi un iniziato non avrei nessun messaggio da lasciare. E allora, diciamo, o la funzione, diciamo funzione, perché... è quella di vivificare negli altri, attraverso le cose che faccio, lo spirito altrui, e di dare coscienza dell'esistenza di uno spirito, ossia annullare il terrore della morte, innalzare la grazia, il senso della grazia, la bontà, portare l'individuo al bene. Se c'è una parola stupida, rivelare Dio, una parola stupida, rivelare Dio. Però per noi umani può già significare qualcosa. Uscire già dalla logica sarebbe già un gran passo, mi spiego perché. Uscire però dalla logica. Sarebbe già un gran risultato, perché molto spesso noi siamo. Logica. Beh, ma
restare nella logica, ma avere la possibilità di andare oltre, sapere che non è un limite quello. Ma quello chi può fare? Ma noi tutti. Senta, mi consegui. Io sempre la ricerca. Ma no, io per esempio. Sempre la ricerca, non. Signora, no, no. Sempre la ricerca, continua. Non guardi. Per il suo carattere. Io voglio dire questo. Io per esempio. Faccio quelle cose per esempio. Ma io so meno di voi. No. Perché io vivo continuamente nel relativo, perché la mia immaginazione purtroppo ha dei limiti, perché io so che certe cose non devo fare, e voi viceversa potete anche compiere degli errori in quella chiesa, io non posso compiere degli errori. Ho la coscienza di tutti gli errori e ho la coscienza del peso morale degli errori, quindi non lo compio più, quindi sono sempre le macchine. Ed è per questo che io dico sempre alle persone, che cerco di legarmi agli amici più cari, dico sempre, non consentitemi più di tornare sulla terra, fate qualcosa, aiutatemi che non debba più tornare, ossia che non debba più avere una funzione. Se io fossi un iniziato, avrei soltanto un desiderio, quello di non essere più. Perché vorrei essere come tutti gli altri, passare un'altra vita, a una vita di perfezionamento. Invece, se uno si è sempre qui, che si tramanda, come dice... L'iniziato non può. L'iniziato non può passare un'altra vita. E come fa? Perché sempre... E come fa? È sempre lo stesso. È sempre lo stesso. Se viceversa con l'iniziato, è l'iniziato. Nasce con gli uomini, e con gli uomini hanno un loro difetto. Ma quell'uomo, quell'iniziato, che finalmente dica io vivo non santamente, perché per me la santità è una forma di egoismo. Esaltazione. No, esaltazione di egoismo. Troppo poco esaltazione. L'egoismo è peggio. Eh sì, pensi un poco. Io però quando guardavo Padre Pio, facevo questo ragionamento, pochi minuti prima di vedere Padre Pio dicevo, sei un bel egoista, perché tu intanto non hai paura di niente, a parte il fatto che non hai paura della morte neppure, perché pensi che Dio ti accogli, non hai critiche tra gente che ti infischi, le tasse non devi pagare, i malanni non ti toccano, perché dici, il bisogno delle cose si vuole, la sofferenza, la offri a Dio non la senti nemmeno più. Cioè, un bel egoista. Quando il Padre Pio mi ha visto, io non lo conoscevo, e mi dice, tu sei venuto per questo, questo e questo, non fare niente, perché succederà questo, questo e questo. Mi sono accorto che non era niente un egoista, e che era un santo. Ora, quel tipo di santo, mi sono chiesto se l'ho iniziato il Padre Pio. E poi ho visto che era già un uomo che aveva superato l'iniziazione, aveva iniziato se stesso, spiego, era già andato oltre. Quindi sono convinto che Padre Pio può fare dei miracoli. Sono convinto, come li fa Don Martino. Sono convintissimo. Quelle sono figure di santi non egoisti. Ma ci sono tanti santi. La Beata Mazzarello di Salesiano, la Santa Salesiana, mi ha fatto delle grazie. Due grazie che ho ottenuto. Però quando io ne ho visto la casa, ho parlato bene con le sue discepole, c'era una suor Gesualda, che adesso è morta, come i salesiani, ha fatto un po' di scelta. Ma come io lo raccontava, lo stesso Don Bosco, c'era un po' di egoismo, che la loro opera li entusiasmava. Mi spiego, davanti al bene, ma è la purezza di certi santi, Padre Pio, San Francesco, un altro pure, Sant'Agostino, puro nella conoscenza delle cose. E noi vediamo, non so di Padre Pio, ma questi altri sono venuti dall'errore, se c'era un uomo di salute era Francesco. E Agostino, lo stesso Agostino, erano gli uomini. Come di salutista. Agostino, quando è venuta la grazia, dice, Signore, se è possibile non oggi, che vediamo ancora. Se è possibile non oggi. Così proprio, se è possibile,
Vediamo. Se è possibile, sì, ma il bello è questo, da quello ci accorgiamo di una cosa, che Dio ha i suoi disegni di esercitazione in maniera tale da negarlo come si fa. Io non tocco mai, non dico mai la parola di Dio, perché mi posso, non è necessario. No, sì, sì, ma parlando di assoluto è la stessa cosa, l'assoluto. Ma avete condotto a dire, io dentro di me definisco l'assoluto. Io non pronuncio mai il nome di Dio, parlo dell'assoluto e parlo della nostra relatività. Oh, voglio però fare un atto di contrizione verso la Beata Mazzarello, perché la Beata Mazzarello, io adesso parlavo di un agonismo però molto produttivo, e di affini, sono convinto che non è ritornata sulla terra, come anche nel posto. Sì, a contatti, tutti e due, però. Ma io intendevo dire una forma di egoismo umano verso la propria opera. In fondo ciò che ha rovinato la Napoleone della sua genialità è stato il senso di paternità verso il proprio. Tanto che cosa diceva? Romain diceva, ce qui va perdu, ce sont attitudes paternelles vers le femmes. Questo senso di paterno, che era spinto a fare delle cose.